Per ora vi saluto, ma vi ricordo che ci aspettano tante altre emozioni. L'appuntamento è per la gara di domani. Una prestazione incredibile, immagino sarai soddisfatto. Credi di poter tenere il passo delle qualifiche anche in gara? Sei soddisfatto della posizione sulla griglia per domani? Ottimo, ed è tutto. Ben fatto. È stata una buona qualificazione. Ricordati di scegliere un pilota da considerare come tuo rivale dalla schermata Rivalità della Workstation. Una buona prestazione contro il tuo avversario può farti guadagnare del rispetto e migliori condizioni in ambito di revisione contrattuale. Prima di partire diamo un'occhiata alla griglia dopo le qualifiche di ieri. Leone si posiziona in pole position e Lewis Hamilton completa la prima fila. E ora vediamo il resto della griglia. Raikkonen, Ricciardo, Sebastian Vettel e Verstappen, Bottas, Hülkenberg, Alonso e Romain Grosjean, Perez, Magnussen, Carlos Sainz e Ocon, Gasly, Van Dorn, Charles Leclerc e Marcus Ericsson, Stroll e Sergei Sirotkin completano. Dovresti avere parecchio spazio in entrata alla prima curva, quindi cerca di prenderla pulita. Stiamo monitorando l'usura dell'unità a combustione interna. Comincerai a vedere una perdita di potenza. We'll be right back.
Ok, via libera. Sembra in cattivo stato, preparati a un calo della potenza. Adesso il DRS è consentito, puoi usarlo nelle zone DRS quando ti avvicini a meno di un secondo dall'auto che ti precede. Mettiamo l'erogazione delle RS. Benissimo, finora questo è il miglior tempo. Sei all'ultimo giro.
Guida perfetta, ce l'abbiamo fatta, complimenti. Ed ecco il nostro vincitore che accede con la Toro Rosso. E ora è il momento della premiazione, oserei dire meritatissima. Questa è una... E dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del Mondiale Piloti. Leone aumenta il suo vantaggio nel campionato. Passando al pilota del giorno, Luca Filippi, tu chi sceglieresti? Direi che la Finlandia l'ha fatta da padrone. E in questo caso mi riferisco a Bottas. Grande velocità e ottimo lavoro nel traffico. Ed ecco come si configura il campionato costruttori. Nel frattempo la Ferrari ha migliorato la propria posizione. Ottimo weekend per questa scuderia che avanza in classifica. Questa stagione promette molti colpi di scena. Rimanete con noi anche alla prossima gara per non perdervi un secondo di questa sfida. Ottima giornata oggi. Tu che cosa ne pensi? Sei arrivato primo oggi. È stata una vittoria facile. Oggi è andato tutto alla grande. Avevate una buona strategia per la gara. Possiamo dire che stai andando al di là delle aspettative, no? Ottimo, ed è tutto. È arrivato il momento di stipulare un nuovo contratto. Qui puoi visualizzare quello attuale. Quando inizieranno i negoziati, la scuderia ti farà un'offerta. Se vuoi, puoi accettarla. Ma ti consiglio vivamente di fare una controfferta e tentare di ottenere qualcosa di meglio. Bene, la proposta sembra a posto. Entrambe le parti l'hanno accettata. Quindi entrerà in vigore a partire dal prossimo weekend di gara.